La grande finale. Winner, devi deciderti e smettila di gironzolare. Avanti, con quelle scheme scenderemo in campo. Dobbiamo prendere una decisione. D'accordo, primo tempo schema B, secondo tempo schema D. Se devo dire la verità, Winner, io stavo pensando esattamente al contrario. Perché sei di quest'idea? Perché è il modo migliore per prevenire il loro contrattacco. Non lo so, forse hai ragione, ma devo pensarci. Dobbiamo vincere questa partita! È incredibile. Se mi avessero detto che i nostri ragazzi avrebbero giocato la finalissima del campionato del mondo, non ci avrei creduto. E invece è proprio così. Sono molto fiero di loro. Presto andremo a ricevere gli amici che stanno arrivando dalla giungla. Simba, sono arrivati quasi tutti. Grazie, grande Abby. Hai fatto davvero un'eccellente operazione di trasporto. Non devi ringraziarmi. Questo è un giorno di gloria per tutta la popolazione della giungla. Beh, ma dovevamo lasciare qualcuno a casa per badare alle provviste. La cosa più importante adesso è incoraggiare i nostri ragazzi con tutte le nostre forze, Simba. Sì, hai ragione, grande albero. Sarà un dovere e anche un piacere. Non credete anche voi, amici miei? Sì, sì, certo. Certo. Assolutamente. Generale, mi sembra un po' commosso. Questo entusiasmo scalda la dura scorza di questo vecchio guerriero. Se comincia così, cosa farà quando suo figlio segnerà il gol della vittoria per la nostra squadra? Simba, sta per arrivare un altro gruppo. Guarda un po' chi c'è. Non riesco a credere ai miei occhi. Sono gli amici del sottosuolo di New York. Già, è lì che sono iniziate tutte le nostre avventure, non è vero? Il sottosuolo di New York. È una palla di lardo! No, papà. Se i ragazzi non ci avessero salvati quella volta, sarebbe stato un guaio. Già, se non fossero intervenuti, ora non saremmo qui a vedere i campionati del mondo. Beati loro, beata gioventù. Che cosa hai detto, Simba? Che stiamo invecchiando, amico. Beh, ma non farti sentire dai ragazzi, potrebbero approfittarne. Non dimenticherò mai quello che mi ha fatto Ipno quella volta. Devo ammettere che il piccolo è stato in gamba. Facevo tutto quello che mi ordinava, mi aveva ipnotizzato. Mi ribolle la clorofilla al solo pensiero. Meriterebbe una bella sculacciata. No, non ci si comporta così con i campioni del mondo. Oh, beh, potrei darne un'ottima dimostrazione, te l'assicuro. Ah, dai, grande albero, lascia che vincano la Coppa del Mondo, poi farai ciò che ti sentirei di fare. Quindi non ti arrabbierai se dopo li sculaccerò. Scusatemi tanto, ma questa discussione è del tutto inconcludente. L'unica cosa che conta in questo momento è che i ragazzi vincano la Coppa e la portino a casa per la felicità di tutti noi. Vinceranno. La Coppa è già nostra. Abbiate fiducia nei nostri ragazzi. Avanti, andate da loro, forza. Sì, andiamo. Sì, terzo, andiamo. Dobbiamo starti vicino, sbrighiamoci.
Vedo che siete tutti d'accordo. Coraggio, andiamo! Portate ai ragazzini i miei migliori auguri e in bocca al lupo. Proprio in bocca al lupo, grande albero? Beh, speriamo di no. I migliori auguri della giungla, amici. Esigente con loro. Sto cercando di renderli più scattanti. Saranno freschi come rose per la partita. Quella di questo pomeriggio non è una partita qualunque, è una finale. Vedrai che la loro rapidità sarà entusiasmante, te l'assicuro. Hai capito bene, Cicci. La rapidità è tutto. Va bene, adesso possiamo prenderci una pausa. Ehi, sai, una volta ho visto fare questo esercizio a due porcospini. È stato divertente, te l'assicuro. Hai già pensato a qualcosa di sensazionale per neutralizzare l'avversario numero 10, Winner? Possiamo farcela. Oh, buongiorno, maestà. Non ditemi che vi siete allenati tutta la notte. No, maestà, è l'allenamento mattutino. Non voglio stancarli troppo. Guardate Baloo com'è felice di rivedere l'altro. Ehi, questa sì che è una strana coppia. Devo dire che è rincuorante vedere un'amicizia tanto sincera. Ho un'idea, Simba. Posso dirti una cosa, Fox? Dica pure, professore. Hai ancora dell'aglio? Beh, a dire il vero, ne avrei ancora uno spicchio. E ti spiacerebbe consegnarmelo? Il professore ha un piano per evitare che Baloo spifferi i nostri segreti, vero? Perché ridono? Ecco, professore. Bene, Fox. Ma non lo dica a Winner, sennò per me saranno guai. Una volta che quel chiacchierone di Baloo l'avrà mangiato, nessun giornalista lo avvicinerà e i nostri segreti saranno al sicuro. Mi raccomando, acqua in bocca o dirò a Winner che non hai finito la tua razione, Fox. Non si preoccupi. Allora, Lampo, quanti gol intendi segnare contro i francesi oggi, Per favore, dai, 10 sono troppi. Non esagerare, Lampo, ne basta uno, ok? Deve essere un bel gol. Spedisci la palla dritta al centro della porta e... Perché una dimostrazione sia efficace deve essere fattibile. E per quanto sia grande la tua bocca, non lo è certo abbastanza per un pallone. Usa questo buon dolcetto. Un dolcetto, sì. Dovrebbe servire allo scopo. Ecco, è tuo. Dritta al centro, sì. Dritta al centro, così. Allora, Baloo, com'era il mio dolcetto? Mi spiace tanto, vecchio mio, ma il fine giustifica i mezzi. Quel dolcetto era veramente cattivo, professore! Ah, bonjour, mio buon gustaio dell'aglio! Bonjour! Io sono Marcel. È un piacere conoscere un altro amante della nobile spezia, Veramonte. Hai detto aglio? Ma certo, mon ami. Beh, se l'intera squadra francese lo mangia, vuol dire che... Vuol dire, amico mio, che vuole incoraggiare l'amicizia fra i popoli. Come potrò ricambiare? Oh!
C'è qualcosa di molto strano in tutto questo. Marcel, non possiamo privarci del vostro cibo preferito. Ti prego, riprenditelo. Oh, è troppo disgustoso. Ops. Troppo disgustoso, Marcel? Oh sì, arrivederci e vive la France! Ops. Oh sì, hai ragione, vive la France! E ora Marcel prova a dire viva l'Africa! Forza, coraggio! Viva l'Africa! Ops. Bene così, e non dimenticare di urlarlo forte! Del mondo, il più grande campionato internazionale di calcio. Bene, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo in finale. Oggi il mio sogno è diventato realtà. Era un sogno che facevo fin da quando ero un cucciolo, credetemi. Lasciate che vi racconti una storia, ragazzi. Quando ero piccolo, i miei padroni erano molto gentili, ma vivevano in un appartamento e loro non capivano le mie esigenze. Io volevo uscire a correre, a giocare. Me ne stavo alla finestra a guardare gli altri cani nel parco sotto casa. Ah, quanto li invidiavo. Winner, tieni piccolo, così ti divertirai. Era una palla. Non so spiegarvi quanto fossi felice. Oh, solo un minuto. Ecco fatto. Era come un sogno per me. Scoprii di essere nato per fare il calciatore. E da allora ho sempre sognato di vincere la Coppa del Mondo. E adesso il mio sogno sta per avverarsi. Manca solo una cosa adesso e sta per arrivare. Che cos'è? Avanti, ragazzi, ditemelo! La vittoria! Vedo che ci intendiamo, eh? Ehi, Winner, un momento. Sì? Che cosa c'è? È una storia davvero molto toccante, non la dimenticherò mai. Sei grande. Le tue parole sono impresse nella mia mente e quando tutto questo sarà finito ne farò una meravigliosa opera. Sì! Vai, vai, e so già come la chiamerò. Le avventure dell'incredibile Winner. Ah, dai! Sì, sarà un'opera meravigliosa. Spero di non disturbarti, Cicci, se mi metto al lavoro mentre crei. Figurati. Fox, Junior, useremo lo schema B. Se avete qualche domanda, non disturbate Cicci per ora. Amici, oggi il pubblico è elettrizzato. Tra pochi minuti le squadre entreranno in campo per la cerimonia d'apertura. Torneremo con le formazioni ufficiali delle squadre tra un minuto, subito dopo l'inno nazionale francese seguito da quello dell'Africa. Restate con noi, non ve ne andate! Viva la Francia! Viva la Francia! Viva la Francia! E toglietevi quei cappellini! E dopo l'esecuzione della Marsigliese, il celebre inno francese, è la volta della canzone della giungla in onore della squadra africana. Viva la luna! Viva il sole! Viva la giungla dove siamo felici! Viva l'Africa della giungla! Viva la pioggia! Viva la vita che scorre serena! I giocatori si riscalderanno per un paio di minuti e riceveranno le ovazioni del pubblico. Come ho già detto nelle semifinali, amici, ormai conosciamo questi giocatori così bene che sono diventati i nostri beniamini. Quindi ogni presentazione è superflua. (Ride)
Ecco il mister francese Roger Roster. I giocatori francesi ringraziano con un inchino. Ed ecco che l'arbitro sta per fischiare il calcio d'inizio. Passa, dai! Sotto! La palla, passa! Porta! Sì! Avanti! Avanti! E adesso? Ragazzi, vi avevo detto schema B! Così! Vedo che tu abbia messo su qualche chilo. Passa la palla! Scusa. Prima mi schiacci, poi cerchi di asfissiarmi con quell'alito all'aglio. Perché l'aglio non ti piace, ca? Sì. E tieni, ho qualche foglia di menta. Aiutano, vedrai. No, no. Evviva Danny! Ragazzi, schema di difesa, muovetevi presto! Attaccate! La palla, forza! Passa! Tempo, amici, che spettacolo incredibile! Oh. Ok, ragazzi, secondo tempo, andiamo! Ecco che entra la squadra africana e... c'è stata una sostituzione, Winner sta per giocare! Bravi, così, bravi. L'altro sostituto è Bull in difesa! Speriamo bene. Così, 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 così. Sembra che non ci siano cambiamenti tra le file francesi, perciò mettiamoci comodi e godiamoci questo secondo tempo della finale della Coppa del Mondo. Sta attento!
uno sguardo all'orologio. La partita è finita! Evviva! Abbiamo vinto! Che gol, gente! Che partita! A pochi secondi dalla fine, Winner porta in vantaggio l'Africa, vincendo così la Coppa del Mondo! Abbiamo vinto! Sì! Sì! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Oh, questa non ci voleva! Abbiamo perso! Oh, abbiamo perso! Oh. È peccato! Abbiamo vinto! Sì! Sì! Una partita davvero straordinaria!